Ciao! Allora, benvenute nel video dei top del mese di marzo 2017. Il primo top di questo mese è sicuramente questa tisana della Yoji Tea, Zenzero e Ibisco. Eccola qua. E dice di contenere un infuso ayurvedico a base di erbe e spezie che contiene ibisco al 30%, poi liquirizia, zenzero, menta piperita, menta romana, curcuma, barbabietola, cannella, olio di zenzero, cardamomo, chiodi di garofano, pepe nero. Allora, io credo di avere capito che le mie tisane preferite sono quelle che contengono lo zenzero, perché davvero le adoro. Mi piace molto questa tisana perché è calda e avvolgente, e poi la profumazione, cioè già durante l'infusione si sente bene lo zenzero, poi il gusto è quasi fiorito e infatti contiene l'ibisco, quasi fiorito, fruttato, fiorito, comunque un gusto è intenso ma gradevole, perché anche se non aggiungo zucchero o dolcificante è davvero molto buona. Io credo di aver trovato una delle mie tisane della Yoji Tea preferite. E questa super sicuramente ve la consiglio. Il secondo top di questo mese è sicuramente questo bagno doccia alla vaniglia nera della Bottega Verde. Allora, io amo la profumazione alla vaniglia nera. Questo prodotto, se mi seguite su Instagram, avete visto che era nel calendario dell'avvento. Ha un profumo che è fantastico, ci vi deve piacere. Io questo lo adoro. E dice di essere un bagno doccia, ma io lo trovo più adatto alla doccia perché non fa tanta schiuma, però deterge perfettamente e non irrita la pelle. La profumazione è qualcosa di meraviglioso perché si sprigiona durante la doccia con l'acqua calda, si sprigiona in tutto il bagno e poi resta sulla pelle per alcune ore, quindi davvero è una goduria. A me è piaciuto tantissimo e io questo ve lo straconsiglio. Il terzo top di questo mese è questo blush della Neve Cosmetics e questo è l'Urban Fairy. E adesso tanto vi mostro il colore e poi ne parliamo. Intanto l'ho proprio finito e come sapete, se mi seguite sempre su Instagram, io prendo sempre le mini size, questa è 0,7 grammi, quando ci sono gli sconti, così provo i colori e poi decido se prendere la giara grande oppure no. Questa che è Urban Fairy è carino ed è un colore molto discreto, si vede poco sulla carnagione, ma è perfetto. Io lo uso ad esempio durante l'inverno quando sono più chiara. Attenzione, è un bel colore, ha un buon inci, ma c'è un però, perché ha un sottotono leggermente marrone con una pearlescenza verde germoglio, come scritto stavo leggendo sul sito. Questi due sottotoni, marrone, mattone e verde, se si va a stratificare troppo il prodotto, tendono a fare un po' l'effetto livido e non è una cosa che vogliamo. Quindi sfumatelo bene, bene a modo e magari riapplicatelo più volte durante il giorno, ma non andiamo a stratificarlo troppo. Detto questo, in inverno può anche andare bene, quindi la sufficienza gliela diamo. E dunque, questi erano tutti i top del mese di marzo. Fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come siete trovate. Come sempre, io spero sia stato utile e se ti è piaciuto questo video, mettimi un like e iscriviti al canale per non perdere le prossime recensioni beauty. E mi raccomando di segnare anche la campanella così non perdi i prossimi video. E alla prossima, ciao!